Schirò, Invernizzi. Bene, mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 11 favorevoli, 392 contrari, la Camera respinge. Andiamo al 7 d'ottavio, accolto come raccomandazione. L'8 è stato ritirato. 9 Nicchi, accolto come raccomandazione. 10 Presti Giacomo, parere favorevole. Se non si insiste per la votazione, andiamo avanti. Passiamo al voto finale. Facoltà di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Pia Locatelli. Prego. Un secondo che devo cercare gli appunti. Prego, non si preoccupi. Posso saltare un turno? Non lo trovo proprio. Sì, va bene. Allora il collega D'Alessandro. Sì. Allora, adesso interviene il collega D'Alessandro, poi dopo facciamo intervenire la collega Pia Locatelli. Prego. Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato il 12 marzo 2015, punta a ridefinire il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare, il cosiddetto affido, allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori. Un intervento sul tema era necessario e a dimostrarlo c'è il rapporto dell'Istituto degli Innocenti del dicembre 2012 su affidamenti familiari e collocamenti in comunità. Secondo questo studio, elaborato per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i bambini e gli adolescenti in affidamento familiare da oltre 2 anni, cioè oltre al termine ordinario previsto dalla legge, costituiscono la maggioranza degli accolti, ovvero circa il 60% del totale. Il 62%